Ciao a tutti Gugge, ben ritrovati alla vostra Andrenic91 su Ever Oasis. Dunque, nello scorso episodio ero rimasto al punto che dovevo andare alla caverna dell'Anfora. Alla grotta dell'Anfora, caverna? Io con i nomi purtroppo faccio sempre pena, ma oramai chi mi segue da tempo, o da poco tempo anche, comunque lo sa. Ad ogni modo, intanto raccolgo sempre un po' di materiale, non si sa mai. Sempre meglio averne troppo che non averne per niente. Ora, ci sarebbero anche altri posti, a dire il vero, che io vorrei visitare, tipo quel posto laggiù dove ci sono quelle... Dove ci sono quelle ossa, se credo che siano ossa, non ne ho idea. Però prima devo andare alla grotta... Ah sì, vieni qua, vieni qua. Ah, beh. Devo andare, dicevo, alla grotta dell'Anfora, se queste bestiacce... mi lasciassero in pace. Bene, allora, la grotta dell'Anfora è questa qua. C'ero già stato in uno scorso video, ma non ero andato avanti per niente perché forse anche con un pizzico di fortuna sono uscito e ho fatto un'altra grotta, il Monte Kidung. Quindi qui non ci sono ancora per niente venuto e devo fare tutto quanto. E va benissimo così, va bene. Davvero. Allora, abbiamo un ragazzo barra ragazza qui. Ehi, non è che potessi sbarazzarti di quel mostro del caos per me? Ma è tutto qui? Ah, ok, devo proprio farmi attaccare perché sennò... il bastardo non esce allo scoperto. Livello 3. Dai su, però attaccami. È tostino, devo ammetterlo. Ok, è andato. Vabbè, alla fine non era neanche tutto quanto sto gran problema, eh. Mi ha tolto solo un po' di salute dell'osi, ma... nulla di che, nulla di che. E sì, mi scusi, ecco. Grazie, ero paralizzato dalla paura. Paralizzato, è un maschio. E così ti chiama Andre, sono Roto. Roto, ok. Piacere di conoscerti. Posso chiederti un favore? Sto cercando una oasi e devo proseguire in questa direzione. Il problema è che ci sono tanti altri mostri del caos e ho paura di andare da solo. Tanti ce l'ho messo io perché ho letto male. Se non ti scoccia, verresti con me? Certo. Davvero? Oh, mi stai salvando la vita? Allora forza, andiamo. Roto fa ora parte del gruppo. Che abilità ha questo Roto? Oh. Dobbiamo passare attraverso quel buco e sbloccare la porta dall'altro lato. Per prima cosa diamo un'occhiata a quel fiore. Andiamo, Andrea. Grazie. Prima, se non ti dispiace, esploro un pochettino nel caso non ci sia. Tu che abilità hai, Roto? Di certo non questa. Allora, rompiamo le anfore e cerchiamo materiale, come sempre. Ok. Aspetta. Ah, niente, pensavo che ci volesse il vento, invece no. La tua abilità speciale, ok, si chiama Riccio Rotolante. Mi permette di appallottolarmi e rotolare, divertente, no? Ok. Ah, con A l'abilità, è vero. Stavo premendo A, non so perché. E Y, volevo dire. Insomma, ci siamo capiti. Quindi praticamente dovevo per forza passare su quel fiore per rotolare? A quanto pare sì. Sì, a quanto pare per forza su quel fiore. Ma tu qualche arma ce l'ha? Boomerang? Ma aspetta, è un fidget spinner! No, basta, vabbè, va bene così. Madonna che sbaglio madornale che ho fatto. Non ho idea di quanto io abbia sbagliato. Ok, è andata. Perfetto. No, ho premuto Y per sbaglio perché sono abituato a giocare un altro gioco, il beat'em up,
che si combatte con Y, allora a forza di premere Y mi sono abituato su quell'altro. Esamina. C'è un'incisione misteriosa nella parete di pietra, ma il suo significato è incomprensibile. Per ora. No, ho capito, ho capito. Aspetta. Più vicino. O forse no. No, forse no. Ah, va a tempo? Ah, pensavo col boomerang sarebbe stato... Oh, boomerang. Fidget spinner. Sarebbe stato più figo la cosa. Vediamo un po'. Allora, nemici. Dove sono i nemici? Fiu, ce l'abbiamo fatta. Deve essere qui da qualche parte. Trovato, lo sapevo, l'avevo persa quando ero stato qui l'ultima volta. Dentro c'è il seme di un ortaggio che ho trovato un po' di tempo fa. Sembra che ultimamente sia spuntata un'oasi, per questo vorrei seminarlo lì. Cosa, sei tu il capo oasi? Che colpo di fortuna in questo caso, allora verrò a visitare la tua oasi. Ora mi attendo un altro impegno, ma quando ho finito ti raggiungo. A presto! Dunque, penso che anche qui ci sia l'idroportale. Si può attivare un idroportale qui? Rodo ha lasciato il gruppo. Ok, lui visiterà la mia oasi. Ah, ci picchia. Quello è un idroportale, ma... Attenzione, perché ci sono... I semi del caos, ragazzi. Allora, sono sicuro che ci vogliono 3 persone per attivare questa... Questa porta. Però attenzione, perché se guardate bene ci sono tutte quante radici del caos. Andiamo con l'idroportale. Vuoi tornare all'oasi? Sì, sì. Mi porta all'entrata della grotta, non al punto proprio di salvataggio. Cioè, questo è un punto di salvataggio, ma non è l'entrata della... Mi porta all'entrata della grotta, volevo dire. Oh, niente, ha combattuto mostri di livello 2, mostri di livello 3. Non ce la facciamo a entrare, arrivare a livello 4 ancora, eh. È tosta farmare. È davvero tosta farmare su questo gioco. Magari off screen un po' devo farlo. Dormiamo, ok. Andiamo a un nuovo giorno. Così almeno arriva anche il nuovo amico Roto. E vai, pingufi, sono sempre benvenuti che comprano tutto, comprano e fanno fare i grandi affari. Ecco Roto. Oh yeah. Dunque, questa è l'oasi di Andrea, molto vicina all'anfora di Irma. Ecco Roto. Ehi là, Andrea, grazie dell'aiuto nella grotta. Così è questa la tua oasi, eh? Gli abitanti sono tutti così vivaci e pieni di energia. Ah, perché non provi a piantare questi semi? Credo che tu possa coltivarli senza problemi nel vivaio dell'oasi. Non vedo l'ora di scoprire come cresceranno questi piccolini. Puoi farmi questo favore? Oh, peperone. Buono. Bulbo sfarzo pianta. Il vivaio dovrebbe essere... Dovrebbe essere... Non penso... infatti... Non penso qui, ok, questo è ovvio. Questo sembra più un punto di teletrasporto, no? Più o meno, eh. Allora, il vivaio è chiaramente questo qui, dove si raccolgono... Sì, ok, dove si raccolgono... I frutti, le bacche. Ok, coltiva. Semi peperoni, ne ho 3, quindi posso coltivare fino a 3 piante, credo. Ah, basta che premo A. Si sposta da solo. Ah, le acqua gemme costano per annaffiare. Mi sa che si può fare solo una volta al giorno coltivarli, quindi per il momento nulla. Provo a parlare con Roto perché il punto mi dice di andare lì, ma l'ho piantati
Ecco, infatti Roto si è sbloccato. Allora, prendete i semi di peperoni, non vedo l'ora di vederli cresciuti. A proposito, prima di venire qui ho incontrato un mercante in viaggio. Mi ha detto che stava cercando qualcosa sul Monte Kidung. Forse è ancora da quelle parti. Ah, sì? Allora, mo ci andiamo. Ok, mi sono fatto strada verso il Monte Kidung, sconfiggendo un po' di panteratti e aumentando così fino al livello 4. E come sempre rimuovo un po' di cumuli di sabbia perché ci vuole sempre a farlo. Ed ecco un mercante. Le cose non vanno bene. Dicono che in una di queste anfore ci sono bulbi di decopianta lasciati tanto tempo fa da qualcuno. Io ci credo, ma devo dire che venire a cercare quell'anfora non è stata affatto una buona idea. Ho una pessima idea, anzi, ma non mi arrendo, vorrei davvero tanto il contenuto di quell'anfora. Vuoi un seme di decopianta? Ah, ok, la freccia mi dice di andare là. Ah, forse... aspetta, questo percorso l'ho fatto l'altra volta. Dovrebbero esserci dei nemici, se non vado errato. No, nulla. Sì, uno qua dovrebbe stare. Allora, sto rompendo tutte quante le anfore, ma non ho trovato ancora quello che cerco. È questo, è il mostro allora? È il mostro, era il mostro, ah! Proprio l'ultimo che ho colpito, meno male. Andrea, nell'anfora c'era qualcosa, è un sacchettino? Saranno questi i bulbi di cui parlava il mercante, proviamo a portarglieli. Vado un attimo qui fuori a raccogliere una cosa. Beh, che ci fosse una lotta contro un nemico me l'aspettavo per il possesso di quel... della decopianta. Mi aspettavo certo di riuscire a farlo senza nessuna lotta. Però è stata facile, quindi non mi lamento. Ehi, ma quelli sono i bulbi di decopianta, grazie per avermeli riportati. Ecco, prendi, non posso lasciarti a mani vuote. Bulbo Pumpkin Erba? Ottimo. Oh, e così tu sei il capo di un'oasi. In questo caso aprirò lì le mie attività. Bene, molto piacere. Allora, con questo abitante dovremmo essere in grado di ampliare l'oasi, perché di spazi per nuovi negozi mi sa che non ce li ho. Ah, potevo usare l'idroportale. Vabbè. Ah no, posso sempre usarlo? Ah, posso usarlo in qualunque momento. Sono le 18, dunque... penso che andrò per un nuovo giorno... Vado per il nuovo giorno e poi dopo arriva l'abitante. Ah no, già arrivato? Allora posso fargliela costruire anche subito l'attività se non costa troppe acqua gemme. Perché ce l'ho... ce ne ho 300 se non sbaglio, 350. Oh, sei tu, il tuo aiuto sul Monte Kidung è stato davvero prezioso. Quest'oasi è piccola ma piena di vita. Sicuramente è meta di tanti visitatori. Il che significa che posso farci fior di affari. Ho fatto bene a venire qui. Inizierò a vendere semi di ortaggio e bulbi di decopiante. Spero che continuerai a supportarmi. Certo. Ah, lui apre per conto suo? Ah, ok. Se possiedi un oggetto specifico puoi barattarli con un altro invece di usare le acqua gemme. Quindi... ah, lui non fa proprio l'abitante. Acquisto. Aspetta, baratto. Pelo di panteratto per spina... ah, cosa? Do spina di cactus per 27 panteratte. Do spina di cactus per muta di cobra. Ma perché muta di cobra diversi... ah, ok, ho capito. No, ho sbagliato io, ho detto una cazzata io. Allora, vediamo un po', acquistiamo... se acquistiamo qualcosa, ci costa tutto quanto...
anche 100, boccioli rotolanti, attacco magico, attacco fisico, spada germoglio. Allora, ho acquistato un bulbo di panchinerba, così lo pianto vicino a quello che vende le girandole, che sarebbe anche gingillo, detto anche gingillo comunemente, e così gli incremento le vendite, e incrementando le sue vendite, roto. Ah, quella cosa che mi aveva chiesto, ok. Gestione. Perfetto. E poi è perfetto perché comunque sia gli spazi, questi qua o piccoli, i bulbi occupano solo uno spazio piccolo. Sì, ok. Ok, nuovo giorno, vediamo un po' di andare a coltivare quei semi di peperone sperando che germoglino, e se germogliano mi fanno finire la quest che mi ha richiesto Roto. Vediamo come vanno le cose. Anche se dubito. Ah, però sono cresciuti, eh. Ah, posso già raccogliere? Ah. La magia del vento invece... Ah, me li fa raccogliere lo stesso. E va bene allora. Perfetto, meglio così. Pensavo che invece facessero tipo le... tipo questo tipo di piante, che non devi starle a piantare ogni volta. Però vabbè, comunque, dai. Ehi, Roto, ho fatto la quest. Come sta andando quella cosa che ti avevo chiesto? Quelle qua le consegniamo. Oh, questi sono i peperoni nati da quei semi? Ma che meraviglia, sono così lucidi e belli. Dei signor peperoni, direi. Buoni peperoni. Grazie mille, questo è un seno piccolo segno della mia gratitudine, accettalo. Bulbo sfarzo pianta. Ok. Allora, i peperoni che ho coltivato, ti ringrazio di cuore. Oh, e vai, si unisce alla città, all'Oasi, una città, si unisce all'Oasi. Ho approfittato troppo della tua gentilezza, ora devi darmi la possibilità di sdebitarmi. Ho deciso di diventare un abitante di quest'Oasi, uniamo le forze, Andrea. Oh, posso piantare la bulbottega di ortaggi, quindi ora siamo a 6 abitanti. 7, aspetta. L'Oasi può salire di livello. Allora, vediamo un po' che ci dice Roto. Non sono tipo mattiniero. Sai che a sud-est di quest'Oasi c'è un luogo dove si è accumulato un mucchio di detriti? Proprio in quel tunnel ho visto un bulbino che correva su e giù. Gridava, dov'è l'Oasi? Dov'è l'Oasi? Forse voleva venire qui. Ok, andrò ad aiutarlo. Ma prima facciamo salire di livello l'Oasi. Come ho detto, salterò queste scene. Nello scorso video l'ho detto dopo averle viste 2-3 volte e basta. Non metto in dubbio che siano visivamente stupende. Oh, perfetto, nuovo livello Oasi. Aumento punti vita 40. La strada principale si è allargata, puoi costruire altre 2 bulbotteghe. Nuova ricetta. Ah, quindi facendo crescere il livello dell'Oasi cresce. Santo cielo. Ehi, non mi dire che... No! Ci picchia. Ehi, Andrea, hai visto queste strane piante? Le piante del caos, tuo fratello l'aveva chiamate così. Che disastro, queste piante nell'Oasi renderanno tutto di cattivo umore. Andrea, cosa possiamo fare? Andrea, allontanati da quella pianta. Questo è il nostro fratello che ci dice di allontanarci dalla pianta, che praticamente quando l'hai stirpata con la sua magia del vento molto più potente della nostra. Andrea, quanto anche tu diventerai un capo Oasi in piena regola, riuscirai a scatenare un vento più forte. Se le piante del caos spuntano nell'Oasi, le vendite caleranno e nessuno ti farà richieste. Le piante del caos possono essere stirpate con la magia del vento. E una. Devo controllare dappertutto per estirpare queste piantacce. No, devo prenderle bene la mira. Ok, la sorgente di Grandi Albero è tornata alla normalità, quindi la sorgente è a posto.
Andiamo di qua che sicuramente ci sono. Quel fiore che ho lasciato lì lo recupero dopo. Ok, i vivai alla normalità, perfetto. Ora facciamo anche la strada principale. È un male però che sia arrivato fin qui il caos. È male, è malissimo, no male, molto male. Vuol dire che sta diventando sempre più forte. La strada è tornata alla normalità, perfetto. Vediamo un po'. Cerco di stare più attaccato possibile al... Ah, mi era sembrato di vedere una cosa, ma niente, mi sono sbagliato. Via. E anche tu. Quindi qui è a posto, ma allora... Grazie mille, Andrea, tutte le piante del caos sono sparite dall'oasi, però chissà perché erano spuntate quelle piante del caos. Andrea, prova a cercare qualcuno che potrebbe conoscere il motivo e ascolta quello che ha da dirti, che già ho visto chi è. Ah, capo, siamo nei guai di questo passo, le piante del caos invaderanno tutta l'oasi. Ah, hai stirpato tutte le piante del caos? Davvero? Non per niente sei il capo oasi. Ma perché spuntano quelle piante del caos? Ah, mi spiace, ma non lo so bene nemmeno io. So solo che sono delle piante di cui dovremmo avere paura. Tempo fa vivevo in un'altra oasi, anche lì a un certo punto spuntarono delle piante del caos. Tutti ne avevano paura e non osavamo avvicinarci, lasciandole crescere e dilagare. E alla fine quell'oasi cadde in rovina. Sicuramente quelle piante del caos c'entrano qualcosa, ma non so niente di più. Magari possiamo chiedere a qualcuno. Sarà il caso di rivolgersi al sacro custode nell'anfora di Irma. Andrea, ricordi la grotta dell'anfora dove ci siamo incontrati? Il sacro custode che vive lì dentro sa un sacco di cose. Sono sicuro che ci spiegherà cosa fare con queste sfidante strane. In fondo alla caverna c'è una grande porta. Per aprirla servono tre persone. Ci penso io. Ti aiuterò a formare un gruppo di amici con cui partire all'avventura e a cambiare l'equipaggiamento. Evviva, anche se le bulbotteghe e i combattimenti non fanno per me, finalmente posso rendermi utile anch'io. Ciao Re, capo, forza, dobbiamo partire, portare quest'oasi alla normalità. Dunque, i personaggi che vorrei portare con me sono sicuramente Miura e Roto, gli unici che posso portare con me. Gli abitanti dell'oasi mi hanno aiutato a mettere in piedi questo banco. Vieni da me se vuoi cambiare compagni di avventura o il loro equipaggiamento. Puoi creare un gruppo di persone a partire dall'avventura, puoi cambiare equipaggiamento. Se scegli consiglio equipaggiato automaticamente, quando un bambino si unisce al gruppo gli viene assegnato automaticamente l'equipaggiamento consigliato. Beh, intanto io costruisco un'altra bulbottega. Mettiamola qui. Saltiamo. Eccola qua! Ehi! C'è un cavolo lì sopra. Bene, la mia bulbottega è pronta, non mi resta che attirare i primi clienti. Sì, stai calmino che ti porto io il materiale che ti serve. Bene, cugino, direi che questo video può concludersi qui. Spero che come sempre vi sia piaciuto. Nel prossimo video andremo a cercare questo fantomatico conoscitore del caos. Vi ricordo che in descrizione ci sono sempre link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!